Onorevole, siamo dunque alla stretta finale su questa crisi. Sì, io credo che nel pomeriggio di oggi e domani ci sarà una larga parte del PDL che rimarrà ferma sulle posizioni che aveva prima di questa accelerazione determinata dalle dimissioni dei deputati e senatori che poi sono rientrati e dalle dimissioni dei ministri del governo, quindi che si batterà per la stabilità del quadro politico, per la continuazione di questa esperienza di governo, per fare le cose indispensabili prima di andare a votare e che pertanto non rinuncerà alla difesa di Berlusconi, anzi doverosa sulla mascalzonata che gli stanno facendo con la decadenza, ma che non seguirà, diciamo, i falchi del partito in fuoriuscite avventurose per far saltare per aria il quadro politico e la stabilità politica in Italia. Oh, posso farle un'altra domanda? Prego. Lei che indicazione trae dal fatto che il referendum sul finanziamento pubblico dei partiti non abbia raggiunto il quorum? Non lo so, non ho seguito il. Non l'ha E raggiunto. quali avranno Sono passati raggiunto? soltanto i 6 della Giustizia, giustizia. bene, questa è una cosa che mi fa piacere, anche perché l'Italia non sta in un paese, no? Sa cosa diceva sempre Enzo Biagi? Avete fischiato il tenore? Aspettate il baritono. Perché la gente pensa che abolendo il finanziamento pubblico ha risolto il problema del finanziamento dei partiti. Fra 10 anni saremo qua a richiedere nuovamente il finanziamento pubblico per evitare tutti i guai che il finanziamento privato può far derivare, in termini di far politica soltanto a chi ha i miliardi da spendere o di far dipendere chi fa politica da interessi di chi finanzia la politica per curare interessi suoi privati. Però non è che, diciamo, col finanziamento pubblico si siano risolti certi No, problemi, ho eh? detto solo che quando verrà Ecco. eliminato sarà molto peggio. La gente poi fra 10 anni, come con la preferenza, no? È stata abrogata a furor di popolo di tutti i Adesso tutti giornali la che vogliono. dicevano che era uno schifo, io l'ho difesa. Adesso tutti quelli che l'hanno abrogata dicono che è indispensabile. Grazie.